Questo ricomincia a dire parolacce. Ciccio, cioè, non so se ci ha fatto caso che stiamo incastrati qui da 2 ore, porca puttana. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un gioco nuovo. Non mi dite che mi ha detto la capoccia, ma oggi siamo su Monbazoo. Non so se si legge così, sinceramente. È un gioco in Early Access che ho trovato su Steam, ho contattato Santa Got e devo essere sincero, è stato gentilissimo, me l'ha regalato per portarlo sul canale. Non so veramente cosa aspettarmi, quindi come sapete ogni tanto mi piace provare questi giochi strani che hanno sempre a che fare con i motori più o meno di striscio. Vediamo di che si tratta. È lunedì, abbiamo 100 dollari da quello che vedo e siamo dentro una casa. Qui abbiamo la finestra, si vede fuori, apriamo la porta. La siamo data in faccia, ma va bene uguale. Temperatura vicina allo zero, direi, quindi fa freschetto. Beh, la casa è molto basica, diciamo, è sviluppata in lunghezza, questi qui hanno architetti particolari. Ci potevo mettere seduti abbastanza dappertutto, questi sono dei cannabis packager. Ora, non vorrei intendere male il senso, perché sa, con l'inglese, no? Però... Ora, veramente, cioè, il gioco ti sbatte qui senza sapere che fa... Ah, ma è una roulotte, non è una casa, attenzione ragazzi. Comunque, vivevo in mezzo a niente proprio, cioè, un scenario post-apocalittico. Qui c'è una specie di... non so cos'è sta piazzola di cemento. Ma se qui c'è la piazzola di cemento, perché la roulotte sta per terra? Ma qua la roulotte non c'ha le ruote. Cioè, questa come... Vabbè, non ci facciamo troppe domande. Oh, questa dovrebbe essere la serie 3 che dovremmo rimettere in sesto, ragazzi. Se non ho capito male, noi dobbiamo rimettere in sesto sta macchina. Ma che cazzo è sto capanno qui? Qui c'è l'acqua. Ah, qui ci sono gli attrezzi, attenzione, eh. Ah, queste sono le cose da fare al debutto. Sono queste. Queste sono degli intermedie e quelle saranno quelle più difficili. Open hood. Ok, qui abbiamo aperto il... il cofano, mi pare che manchi solo l'aspirazione, a parte che il motore fa schifo, è tutto arrugginito, ma vabbè. Poi manca una ruota, dobbiamo trovare la pompa per gonfiare quest'altra ruota, ok, tutto chiarissimo. Adesso se andiamo a fare un giro col furgone, in teoria. Cosa metteranno le marce? La retromarcia l'ho messa così, quindi la marcia avanti la metterò così. Ok. Ma va così piano sto coso? No, e quando arriviamo così? Oh, torniamo alla roulotte, aspetta. Inversione 1. No, porca puttana! Ma io c'ho il freno a mano tirato? Aspetta, che forse c'ho il freno a mano tirato. Ah, ecco. C'ho il freno a mano tirato, c'è che incamminava. Abbiamo la ruota un attimo e portiamo un attimo di fuori, va. Tanta ruota così andrà qui, ok. Ok, 1 e 2. Tutto così, occhio, vedo che c'ho fame. Ma non è che c'è qualcosa da mangiare qua dentro? No, in cucina, entra al frigo. Snack delivery need the driver between 17 e 18. Ah, qui devo pure lavorare. Oh, piamo sto coso. Non so mica come montarle quelle chiavi, quelle ruote. Ci avrà bisogno di dei bulloni? Scusate, fatemi un po' risalire a bordo, mo. Oh, quando è finita qui l'aspirazione? Vedi che è cascata per terra? Porca troia, è cascata per terra, raga. La devo avvitare questa, giustamente. Allora, eccolo, era qui. Eccolo. 1, 2. Allora, 1, 2 sta qui. Cioè, ho capito che di solito se avanzano i pezzi e il lavoro non è venuto bene, però qui mi sembrano un po' troppi i bulloni. One eternity later. Dai. Oh, che famo? Ok, adesso qui andiamo pure a fare questi, ma eole, la macchina l'ha accesa. È stato abbastanza facile. Solo che modo mi annappia la pompa per gonfiare la ruota. Come si accende il quad? È stato facile, eh. Dai, pure questo c'è il freno a mano? Come si leva il freno a mano? Ok, ho levato il freno a mano. Arriviamo alla mappa. Ci abbiamo energia proprio bassa, ma se noi se facciamo una dormita, che succede? Se siamo risvegliati alle 11 di sera, però a quest'ora è difficile che ci sta qualcosa aperto. Facciamo se un'altra dormita.
Ole, ok, se sei mezza di mattina è sempre presto, però tempo che arriviamo, dobbiamo arrivare. Allora, qui se famo un altro puitin che c'abbiamo fame, un altro sciroppo d'acero che c'abbiamo sete. Carnasta gas station, dai raga, vado col quad che mi piace di più. Oh, se accenne più? Se devo mettere il freno a mano per farlo accenne? Scusa, che cazzo ho combinato prima che accende? Non ho fatto niente di particolare, ho solo schiacciato questo e si è acceso. One eternity later. Vabbè, vaffanculo, manco il quad posso usare. Toccarna col gippone, dai. Come sta la seconda? Certo, guidare questo coso non è facilissimo, ma chissà se funziona il pad, raga. Aspettate un attimo. È passato un conino. Oh, raga, funziona il pad, grande. Porca puttana. Mi sa che ha detto una parolaccia così, la lingua sua. Ne sta di più di una, così a occhio. Lui dice tocca una massima a 70, io mi sono ammazzato a 30. Qui c'è un tizio. Scusi, non è che sa dove sta il benzinaio, no? Tanto mi è salita un po' l'ansietà, cioè credo. Si è mezzo ucciso giù per una scarpata. Si sarebbe incazzato pure Gandhi. Oh, fermi tutti, ecco il benzinaro. Uè, salve. Ehi, faites assez beau quelque peu aujourd'hui? Sì, nel dubbio a Soreda. Buona giornata. Mi serve una pompa per gonfiare le ruote, ce l'hai? Qui ci sono le ruote, un martello, dischi dei freni, pinze, ammortizzatori. Eccola qua, tire pump. Qui c'è tutta roba tuning comunque, raga. La macchina sicuramente la possiamo pure tuningare. Grazie, arrivederci. Una pompa a $44. Non faccio battute, ma c'è gente che sarebbe rovinata. Quindi basterà tornare da dove sono venuto. C'è pure un minivan. Cazzo, c'è abita qua sopra. Minivan che frena tantissimo. Oh, famo scenni? Vabbè, va, te sorpasso in curva, non è proprio... Oh, porca puttana! Dai, ha detto un'altra bestemmia questo. Comunque, prendendo la mano con i comandi del gioco, effettivamente si guida manco male, sto col pad, però... Chissà se supporta il volante sto gioco. Boh, una volta ce lo proviamo. Cosa, mi tornate a casa? Ok, mazza, il senso di orientamento... Indiana Jones mi fa una pippa. Andiamo qui. E to use. Ok. Ma così, basta che io indico. Lui dice che gonfia, perché mo se indico la ruota è gonfia, sì. Forse ho gonfiato un po' troppo. Vabbè, allora, vedi pure quest'altra ruota di qua, che era quella un po' sottoterra. Ok. Dai, allora, la macchina l'abbiamo montata già. Stiamo in drive adesso, questo c'è il cambio automatico. Bella, dai. C'abbiamo il nostro BMW, che ovviamente adesso fa schifo. E va tutto risistemato. Però, giusto un giretto così di soddisfazione, dopo il culo che ci siamo fatti per ripararla. Allora, cerchiamo di far manovra senza andare a finire sotto la scarpata, possibilmente, perché questa non è il gippone di prima. No, non mi dico che sono rimasto incastrato. Ma guardate come cazzo mi sono incastrato. No, ma mo, tocca andare pure a piedi, a più. Per furgone, mannaggia a me, mannaggia. Guardate, finisce pure questo, che ho finito i mezzi per tirarli fuori. Non riesco proprio a tirarlo fuori, raga. Oh, niente, io non la tiro mica fuori sta macchina da qui, raga. Non volevo farlo, raga, però... Vediamo lo sportello che è meglio. Oh, ma è possibile? Ma che sei impiantata per terra sta BMW? Dai! Mannaggia la puttana Eva, ma io perché mi sono incastro sempre in questi casini? L'Alimor, acci tua maledetta, a me che mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto! Mi do una trambata. Questo ricomincia a dire parolacce. Ciccio, cioè non so se ci ha fatto caso che stiamo incastrati qui. Da 2 ore, porca puttana. Buono cazzo, tira su, eh. Dai, va, abbiamo risorto, meno male. Ok, va. Porca, con tutte le mazzate che gli ho dato. Ok, dai, cari, portiamo a casa. Vedo che c'è un segnale dell'ABS acceso, ma c'ha 300.000 km, penso che la macchina ci abbia fatto qualche lavoretto così, occhio.
Beh ragazzi, abbiamo riportato a casa la nostra BMW dopo 12-13 ore, andiamo a chiudere lo sportello. Dunque, che vi devo dire? Rispetto a Mais a Mercara sicuramente è più semplice, anche se per ora abbiamo fatto veramente poche cose perché ci stanno ancora da vedere come tagliare la legna, andarla a vendere, modifica la macchina, fagli upgrade, fagli cambio dei pezzi, magari riverniciarla pure perché fa schifo sta macchina. Il gioco mi pare molto carino, molto simpatico ragazzi, non so se voi l'avete già provato, l'avete già visto, io ci sono capitato per caso su Steam, su sto gioco. Fatemi sapere che ne pensate, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra opinione, io spero che vi siete divertiti, come al solito non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!